Buona domenica. Oggi ho le righe, le mie amate righe che fanno tanta felicità. Ecco qua, righe, shorts di jeans e collanta cuori. E poi, per non sbagliare, le mie zeppe preferite di Marni. Tutto per voi. Quindi, stiamo per affrontare, se riesco a sistemarvi da qualche parte, tipo qua. Proviamo se riesco così. Sì. Stiamo per affrontare, dicevo, i cake al parmigiano. Vi è piaciuto il mio albero? Io spero tanto di sì. Comunque, questa sera vengono qua da me Caterina e Agata e Chiara e Carlo, per cui ho una piccola truppa cammellata di nani e due mamme. Ovviamente per noi adulte, cioè per le mamme e per la zia, che sono io, ci sarà questa fantastica birra, eccetera, e per i nani ci sarà, se va bene, qua, del succo di mela. Comunque non divaghiamo, adesso iniziamo a cucinare subito. Vi giro un pochino di qua, così mi vedete. Ecco qua. Arrivo, eccoci qua. Potrei mettervi più vicini, tipo, aspettate, perché qua mangio con incastro. Ecco, oppa. Piccoli inconvenienti tecnici di non avere un cameraman. Ecco qua, eccomi qua. Ecco, così potete sempre vedere le mie righe. E beh, che cucino. Dunque, dicevamo, facciamo questi piccoli cake al parmigiano. Cosa ci serve? Una teglia muffin. 11 litro di latte, che sono più banalmente 100 millilitri di latte. Mi serve anche l'olio, quindi io prenderò il mio fantastico olio extravergine di oliva, sperando che la mia amica Elena o la mia amica Gia mi regalino presto il loro, e ne userò appunto anche di questo 100 ml. Mi servono tre uova, e le uova ce le ho. Mi servono il parmigiano grattugiato, che io questa volta, perché sapete che io amo sempre molto sostituire un po' gli ingredienti, o metterci il mio tocco personale, metterò il pecorino romano e servono 100 grammi di formaggio grattugiato, quindi ok. Il lievito non zuccherato, che lo abbiamo, che lo tiro fuori dopo, un limone, un cucchiaio di timio, sale e pepe. Dunque, sempre per la solita regola che a noi piacciono le cose particolari, già un po' di tempo fa, l'avevo letto sul libro di Gwyneth Paltrow, avevo ordinato da Orlando's Spezie, che è questa azienda tedesca, una valanga di spezie. Per cui io cosa farò in questo momento? Userò per i nostri cake una punta di anice macinato. Userò, aspetta, poi qua è tutto un po' confuso, però a me piace così tanto guardare le cose così. Userò. Volevo un sale particolare, no? Anche perché mangiandolo anche i bambini non posso. Quindi volevo tipo un sale della Camargue. Ecco, questo qua, per esempio, sale rosa dell'Himalaya con fiori di malva blu. Perfetto. E il timo, che abbiamo detto che ci serviva, e questo viene da mamma Ikea, che è sempre cosa buona e giusta. Quindi, dunque, questo qua e tutto il resto metto via, tranne appunto l'anice, che è già fuori. Perfetto, benissimo. Bevo un goccio del mio tè prima di iniziare. Ho preso il tè allo zenzero, che amo moltissimo, e sono quei tè, gli Yoji Tikka. Ogni tè che prendi ti dicono qualche frase particolare. La mia di oggi è: Every promise is a present in advance. Ogni promessa è un regalo anticipato. Riflettiamo.